Il Trattato di Maastricht nel 1992 ha approvato la cittadinanza europea. Per cercare di capire meglio che cosa vuol dire essere cittadini europei, abbiamo pensato di invitare qui da noi un nostro ex allievo delle Ardi, il dottor Marco Albieri. Ciao a tutti, sono Marco Albieri, ex studente dell'Istituto Leardi. Sono appena tornato da un'esperienza all'estero di 5 mesi a Riga in Lettonia. L'Erasmus ha rappresentato un'esperienza positiva, ti ha dato la possibilità di migliorare, crescere e maturare? Sicuramente l'Erasmus è un'esperienza molto positiva perché ti permette di crescere come persona in quanto devi vivere da solo per me, nel mio caso, 5 mesi, e poi ti permette di conoscere diverse culture europee. In questo caso, ho imparato che ogni nazionalità ha la sua cultura, quindi ogni studente che ha partecipato al percorso di Erasmus ha portato a conoscenza degli altri le proprie culture, le proprie usanze, e quindi questo è molto bello. E questo, secondo me, è la caratteristica dell'Europa. Ogni paese ha la sua cultura, le sue caratteristiche, però tutti insieme formiamo questa identità europea che ci contraddistingue nel mondo. Secondo te, quali sono i vantaggi di essere un cittadino europeo? Allora, essere cittadino europeo ti permette di viaggiare in Europa senza troppe difficoltà e senza troppi documenti, che questo ti portano via molto tempo, e soprattutto ti permette magari di prendere un aereo per 15 euro, di andare a Stoccolma e di tornare a casa senza troppe difficoltà. In un'ora sei a Stoccolma e ti puoi godere la tua vacanza. Se avessi fatto un semestre all'esterno dell'Unione Europea, credi che sarebbe cambiato molto? Un semestre di studio al di fuori dell'Unione Europea sicuramente è diverso e più complicato, non solo per la burocrazia che è immensa sicuramente, ma perché ti devi abituare proprio a un diverso stile di vita, a un diverso modo di pensare del paese che ti ospita, e questo è più difficile all'esterno dell'Europa. Cosa potrebbe fare l'Unione Europea per migliorare e agevolare gli studenti? L'Unione Europea sta facendo un buon lavoro per quanto riguarda l'Erasmus, ma potrebbe, per esempio, aumentare i fondi a disposizione di questo progetto per dare la possibilità proprio a tutti di potervi partecipare.